Intanto ben trovati, noi siamo all'Asinara, finalmente siamo riusciti ad arrivarci, siamo in compagnia di Enrico Mereo che, allora, diciamo due cose, lui praticamente è un artista e avrete modo comunque poi durante, anche nella nostra televisione, durante i vari programmi di vedere le sue opere, perché Maria Carmela Solinas gli ha fatto proprio un'intervista in riferimento alle sue creazioni. Ma io sono qui con lui per parlare di un'altra cosa invece, perché tu sei stato per 25 anni... Ero nell'amministrazione penitenziaria, ero un brigadiere, ho fatto 24 anni di servizio qui nell'isola, sono arrivato qui nell'isola a gennaio dell'80, prima ero a Torino quando c'erano i processi alle Brigate Rosse, in NAR, e niente, per scelta mia ho scelto l'Asinara come isola, allora era... un'isola lavoro, dai. Sì. Ma tu facevi la guardia penitenziaria, sì. Cioè tu sei uno di quelli che praticamente, insomma, ha conosciuto Matteo Boe, ha conosciuto Rina, insomma tutti Cutolo, questi... Cutolo, ho conosciuto Curcio, Franceschini, Unibene, insomma quelli che dopo la rivolta di Fornelli del 79 sono stati qui ancora per poco, quindi, però li conoscevo anche da Torino. Cosa ha significato comunque fare la guardia carceraria qui all'Asinara, un posto allucinante, meraviglioso, tutto quello che volete, ma comunque fare la guardia carceraria e stare attenti a personaggi di questo tipo? Tra l'altro Matteo Boe, ricordate, scappò anche qui dall'Asinara e lui lavorava qui. Sì, lavorava qui a Campoverdo, era un ragazzo tranquillo, non ha mai dato nessun segno di nessuna cosa, educatissimo anche col personale. Io almeno me lo ricordo così, perché a Campoverdo l'ho visto qualche annetto così, dai, prima della, poi il periodo che vaso non c'ero, ero stato aggregato a Sassari per un breve periodo. Allora, intanto diciamo cosa c'è dietro di noi, cosa c'è? Qui abbiamo Cala Sabina, una delle cale più belle dell'isola, ce ne sono parecchie, però qui è l'unico posto dove i turisti, da quando c'è parco, c'è il parco, possono venire a fare balneazione. È una, allora, bella spiaggia. Facciamo così, siamo in giro con la tua macchina, adesso andiamo e facciamo conoscere meglio l'Asinara, ma poi rientriamo ancora qui perché io, insomma, vorrei conoscere qualcosa di più sull'Asinara, non l'Asinara il parco, ma l'Asinara quello che era praticamente il penitenziario. You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No. Intanto qui siamo a Trabucato, naturalmente siamo all'Asinara e, come vedete, ci sta accompagnando, eccolo qui, il nostro amico Enrico. Ciao Enrico. Ciao. Allora, dai, andiamo un po' a raccontare. Ecco, questo era un carcere, una diramazione, la diramazione di Trabucato, appunto, dove conteneva, quando vi era al carcere, 100-110 reclusi, che la maggior parte lavoravano, reclusi che dovevano scontare anche 25-30 anni, però erano liberi, i famosi sconsegnati, dai. C'erano i pastori, gli agricoltori, ortolani in generale, ortolani, e poi lì alla destra, appunto, c'erano le cantine sotto la torre, le cantine dove sono ancora, vi sono ancora le botti, e queste radure qui, vi erano tutti vigneti dove si faceva un vino molto buono pure. Poi col tempo, prima di essere dismesso il carcere, insomma, tra capre e abbandono, è andato via tutto, dai. Intanto ci siamo fermati qui alla destra, come potete vedere c'è un bel gruppo di capre che stanno catturando questi uomini dell'azienda forestale, le raggruppano qui perché poi dopo vengono le richiede.
sono capre selvatiche ovviamente catturate in tutta l'isola, che come si è visto le capre stavano distruggendo un po' tutto l'habitat tra capre e cinghiali, adesso sta rifiorendo un po' la vegetazione. Siamo arrivati a Cala d'Oliva e il paesello appunto dell'isola, il posto più costruito, dai, rinomato si può dire. Qui a Cala d'Oliva, quando vi era il carcere, c'era una comunità di abitanti, tra guardie, gente anche civile che lavorava sempre per il carcere. Poi ecco lì alla destra quel caseggiato rosso che si vede lungo il mare, era la foresteria nuova dove Falcone Borsellino ha scritto il memoriale della mafia. Vi è anche una chiesetta dove una volta alla settimana si faceva la messa, c'era il parroco, veniva apposta per fare la messa. Questo paesello è stato aperto 2 anni, vi è un ostello, l'ostello della gioventù, gestito da queste ragazze di Sonia Sinara. Qui in questo paese c'era il bunker dove è stato ristretto per ultimo Totò Riina. Signori, questo è il vento della Sinara, il maestrale che non poteva non pungere anche in questa giornata importante, perché qui alla Sinara, sapete, c'è l'isola dei Cassa Integrati. Abbiamo approfittato per conoscere meglio il signor Mereu, ma soprattutto per conoscere meglio quello che è stato il passato di quest'isola. Lui che è guardia carceraria, insomma, qualcosa alla vista qua. Poc'anzi eravamo in giro per le strade della Sinara fino ad arrivare qua, ma raccontiamo qualcosa in più ancora del tuo lavoro. Cioè, tra tutti questi detenuti, chi è quello, non so se è una domanda che posso farti, ma quello che comunque in qualche modo disturbava un po' la quiete? Ma io posso dirti solo una cosa da mia esperienza vissuta qui nel posto, che quando veniva qui qualche recluso magari da dei carceri fuori tipo Milano Opera o da altri posti che magari erano stati mandati qui perché hanno combinato qualcosa dentro, una semirivolta, aggressioni, ecco, qui come arrivavano queste persone? Se avevano quell'intento, erano gli altri reclusi stessi che una volta, mi ricordo, facendo un giro di ispezione, trovo questi 3 reclusi dentro la cella, ho sentito un tafferuglio. Erano 3 reclusi che stavano qui da anni nell'isola, e quello che era appena arrivato ce l'avevano in un angolino, gli hanno dato io penso qualche ceffone, qualche cosa c'è stato, perché si sono ricomposti subito, mi hanno detto niente guardia, abbiamo sistemato tutto fra di noi. Dopo ho sentito che erano, perché erano gli stessi reclusi che sono riusciti, c'era un regolamento interno dentro il carcere, però qui era una sorta di convivere, se il detenuto si comportava bene anche le guardie, l'amministrazione gli dava qualcosina in più di quello che era sul regolamento, quindi erano già dei gradini in più e quindi non volevano ritornare indietro da quei gradini che hanno fatto, stavano bene, quindi erano loro stessi che io vero e proprio, cioè solo una volta di un detenuto che voleva approfittarne di un altro compagno a Case Bianche, questo recluso, un ragazzo di 19 anni, era scappato, era evaso,
Però dentro l'isola stessa, è evaso da dentro la struttura carceraria, però era dentro l'isola ed era rimasto una settimana ancora. Quando l'abbiamo trovato, non gli abbiamo fatto niente, manco come segnalazione di evasione, perché era... era intimidito al coso, intimorito, hanno cercato di fargli violenza e lui era scappato per questo fatto, quindi cioè veri e propri personaggi che abbiano, a parte la rivolta che è stata ai Fornelli, che quella è stata eclatante.